Non conosce ostacoli il San Nicola da Crissa, giunto al 17° risultato utile consecutivo, frutto di 13 vittorie e 4 pareggi. Oggi è andato a vincere a Rombiolo per 2-0, quindi mantiene la prima posizione della classifica, con un distacco aumentato sulla seconda, in quanto Virtus Rosarno si ferma sul pareggio a Martelletto contro il Martelletto Settigiano 1-1, e quindi viene scavalcato in seconda posizione dal Borgia, che nell'anticipo di sabato va a vincere a Montepaone per 1-0 con il gol di Iria Bisaro al 74°, quindi la squadra di Fioretti espugna batte la compagine di Caracciolo, e quindi nel derby del Catanzarese la spuntano appunto i borgesi, che stanno facendo un gran bel campionato e si riportano in seconda posizione in classifica, lamentando ovviamente ancora, una volta l'abbiamo già ricordato, la sconfitta dell'ultima giornata proprio a San Giorgio, che in pratica rende i 5 punti di differenza tra la prima e la seconda. Sale ancora in classifica il San Calogero Calimera, che va a vincere 2-1 contro il Prasar, e segnaliamo anche la bella vittoria della Città di Guardavalle 2-1 contro il Real Mileto fuori casa, quindi un risultato sempre accettabile e apprezzabile. Vince anche il Badolato in casa nell'anticipo del sabato contro il Real Pizzo, una bella vittoria con il gol nel secondo tempo di Iargiu, e anche qui si tratta di uno straniero, ovviamente tanti sono ormai gli stranieri che giocano nei nostri campionati minori. Vince anche il derby, l'altro derby del Catanzarese, il Gasperina, che va a battere l'Accademia Girifalco in casa battendolo per 2-0, i gol di De Filippo e di Truglia. Bellissima la vittoria, anche se con l'ultima in classifica Nuova Valle. Oggi era proprio una giornata di derby questa per le squadre del comprensorio del Soveratese, 6-1 del Chiaravalle alla Nuova Valle, con la tripletta di Michele Zaffino, la doppietta di Maida e il terzo gol di Ruzza, anzi il gol di Ruzza della bandiera per quanto riguarda la Nuova Valle. L'altro gol di Maoru per quanto riguarda il Chiaravalle, il sesto gol di cui si parlava per il campionato. Abbiamo già detto delle vittorie delle prime in classifica, abbiamo detto quindi di questa classifica che si sta mantenendo importante, almeno per quanto riguarda le posizioni di rincalcio. Se pensiamo che tra il Borgia, che è secondo, e il Chiaravalle, che è il quinto, ci sono soltanto 2 punti di distacco. Vedremo se il San Nicola da Crissa, non ce ne vogliono ovviamente al San Nicola, se riuscirà a mantenere questo ruolino di marcia che per adesso lo sta portando in testa alla classifica con, come dicevamo, l'imbattuto dalla prima giornata.